Siamo col procuratore generale Martuscello. Il volume si chiama Giustizia in bilico. Quindi la giustizia non è è in bilico, non è equilibrata. E cosa si può fare per renderla equilibrata e più efficiente? Beh, non credo che questa fosse la chiave di lettura del titolo. Si dice in bilico tra, diciamo, una situazione di sfascio e una situazione in cui si può dare una scossa, uno scatto di orgoglio per rimetterla in sesto e riguadagnare livelli di efficienza accettabili, livelli di efficienza che ci vengono rimproverati anche in Europa e che sicuramente dobbiamo fare in modo che vengano recuperati e che rendano una giustizia quindi quantomeno equiparabile agli altri sistemi dell'Europa. L'importanza dell'innovazione tecnologica nella giustizia. Beh, sicuramente fondamentale. Noi abbiamo smesso di sperare in interventi da parte di conferimento di risorse da parte di altre istituzioni. Noi abbiamo fatto qualche anno fa come Associazione Magistrati un congresso che riguardava il problema dell'autoriforma. Nell'autoriforma è un concetto molto complesso e articolato che prevede anche, diciamo, la innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica come sistema, come via per recuperare i ritardi della nostra giustizia. Noi abbiamo il processo civile telematico che deve essere, diciamo, l'obiettivo, il faro, il punto di riferimento cui dobbiamo pervenire. Ci sono alcune realtà in Italia che hanno già compiutamente realizzato questo sistema del processo telematico. Lei immagina che cosa significa l'eliminazione di tutto il cartaceo e di far funzionare il processo solo attraverso file telematici, solo attraverso un sistema di notifica che raggiunga gli interessati, non più attraverso la notifica dell'ufficiale giudiziario con tutte le problematiche che sono connesse, ma attraverso i sistemi appunto telematici. Quindi questa è la via, questo è l'impegno di professionalità che dobbiamo perseguire per cercare di sottrarci, di venire fuori da questa situazione che a volte, io l'ho detto prima, la carenza di risorse è per noi umiliante. Io ho dovuto comprare un codice e alla fine per il sistema che prevede oggi l'acquisto di strumenti, insomma un codice è uno strumento essenziale, alla fine è venuto fuori che il mio codice doveva essere acquistato in una libreria di Enna, quindi io ho avuto il codice da una libreria di Enna, un codice penale. Io mi sono divertito a fare questo perché alla fine, insomma, 30 euro li ho spesi per comprarlo direttamente in una libreria del Palazzo di Giustizia. Ecco, questo è simbolico per dire in quale situazione di carenza umiliante ci troviamo. Ecco. Ringrazio.